Ho finito giusto ieri il libro dei Baltimore di Joel Dicker e ho chiuso quella che è tutta la storia della trilogia del caso Eric Ebert, quindi il caso, la verità sul caso di Eric Ebert, il caso Alaska Sanders e appunto il libro dei Baltimore. Voglio mettere un punto a questi personaggi, a questa storia che mi ha fatta impazzire, che non smetterò mai di consigliarvi perché è troppo bella, ve lo giuro. Fatevi del bene e leggete questa trilogia perché non ve ne pentirete. Fatto sta che oggi andiamo a comprare la mia nuova lettura, che indovinate un po' sarà proprio di Joel Dicker. Dovremmo cambiare aria, nuovo protagonista, nuovi personaggi, nuova storia. E quindi vado a scrivere qua nel mio shop, nel mio Kindle Store. Vado a scrivere Joel Dicker e vediamo che cosa ci propone, anche se già ho qualche idea in merito. Allora, i primi che mi escono, ve li leggo, sono Gli ultimi giorni dei nostri padri, che non ne ho mai sentito parlare, mi devo informare in realtà. Poi abbiamo Un animale selvaggio, che è l'ultimo libro uscito di Joel, l'ho visto anche in libreria. Il caso Alaska Sander, ce l'abbiamo e lo terremo per sempre nella nostra libreria, bellissimo. Così come il caso, la verità del caso Enrico Evert. Allora, ecco qui i due che mi ispirano tantissimo. Il primo è La scomparsa di Stephanie Meyer. Sì, leggendo nel Book Talk ho visto che questo è menzionato come il suo miglior libro, il suo miglior giallo in realtà. Quindi vi giuro che per me è molto difficile scegliere, però credo di buttarmi sull'enigma della camera 622, che è questo qui. Qua. Mi piace tantissimo anche la copertina. Shining, che no, come sapete, è successo un omicidio in una stanza dell'hotel dove la famiglia di Jack Nicholson va a vivere per fare da custode all'Overlook Hotel. E quindi, vabbè, non so se c'entrerà qualcosa, probabilmente no. Comunque, vi leggo la trama. Bella lunga la trama. Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, ospita l'annuale festa di un'importante banca d'affari di Ginevra, che si appresta a nominare il nuovo presidente. La notte della selezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il Palace de Verbier, la banca e l'intero mondo finanziario svizzero. L'inchiesta della polizia non riesce a individuare il colpevole. Molti avrebbero avuto un interesse a commettere l'omicidio, ma ognuno sembra avere un alibi. E al Palace de Verbier ci si affretta a cancellare la memoria del delitto per riprendere il prima possibile la comoda normalità. 15 anni dopo, un ignaro scrittore sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche giorno di pace, ma non può fare a meno di farsi catturare dal fascino di quel caso irrisolto, un pochino come il filo conduttore dei suoi libri è sempre un po' quello, che comunque c'è questa persona che riprende casi già passati. E da una donna avvenente curiosa, anche lei sola nello stesso hotel, che lo spinge a indagare su cosa sia veramente successo e perché nella stanza 622 del Palace de Verbier. Vado con l'enigma della camera 622, mi ispira, quindi faccio compra, ok? Vi saprò dire se è bello oppure no. Ok, lo abbiamo acquistato, abbiamo un nuovo libro di Joel da iniziare. Dove me l'ha messo però? Non ho capito. Vediamo, eccolo. Aspettate che vi faccio vedere bene la copertina. Tantissimo, vi farò sapere qui o sull'altro social se ne vale la pena, ma penso proprio di sì.